Amici, buona serata e ben ritrovati per la rubrica Viaggio nella manipolazione affettiva, nell'inferno della manipolazione affettiva. Come sapete, insomma, in questa rubrica è dedicato molto spazio e molta attenzione al tema delle storie legate all'incontro con manipolatori affettivi. Sono tutte vicende molto particolari, molte persone si sono rese disponibili per testimoniare quello che è accaduto loro, con l'obiettivo naturalmente di essere utile a chi magari si trova in situazioni simili e non ha ancora pienamente realizzato il rischio che corre e, diciamo, le possibili conseguenze negative che spesso si sviluppano dopo una relazione di questo tipo. Quindi il ringraziamento è sicuramente anche a tutti coloro che continuano a mandare le loro storie e a segnalare la loro disponibilità per fare questo tipo di interviste e di approfondimento. Stasera con noi c'è Carla, naturalmente anche in questo caso si tratta di un nome di fantasia, la sua è una storia veramente molto particolare che adesso insieme a lei ricostruiremo. Ciao Carla e benvenuta in questo spazio dedicato proprio alla manipolazione affettiva della peggiorisma, insomma. E vorrei Ciao. capire da te come comincia la tua storia con un manipolatore. Comincia 13 anni fa. Io ero in procinto di una separazione dal mio ex marito, da cui avevo due bambini, e ho conosciuto quest'uomo molto avvenente, bello, affascinante, con il suo lavoro. Ci siamo conosciuti durante il mio periodo di decisione. Nel Quindi dover far finire questo matrimonio. eri in un momento particolarmente complesso perché era la Sì. fine di una fase della tua vita, di una relazione importante, quindi Sì. probabilmente eri un po' più vulnerabile, come spesso accade, Sì. Sì. un po' più bisognosa di avere nuovi punti di riferimento. Quindi probabilmente questa Esatto. persona, questo tuo momento, l'aveva accolto abbastanza bene, insomma. Esatto. Quindi l'ho conosciuto proprio in quel periodo, poi ho lasciato il mio ex marito e abbiamo cominciato a vederci come due persone che si amano, quello ho creduto per tanti anni. Dopo la prima fase iniziale di un anno ci vedevamo, diciamo, di nascosto, a me non mi andava già di uscire allo scoperto, lui era l'uomo più gentile e generoso di questa terra. Dolce, tutto ciò che potevo desiderare in quel momento. Dopo qualche anno è venuto a vivere qui a casa mia. Io avevo due bambini, 6 e 8 anni, quindi per fare questa scelta Nel dopo frattempo la relazione col tuo ex compagno, era come chiusa, era sì, sì, io era l'ho chiusa, conosciuto. però diciamo come l'aveva presa lui che tu comunque ti stavi rifacendo una vita con un altro uomo? No, Era abbastanza tranquilla la bene. situazione? Sì, eravamo già abbastanza tranquilli. Quindi lui è venuto a vivere con me i miei figli, quindi già per fare questa scelta lei immagina quando io potessi essere presa e innamorata da lui, Certo. per portarlo a casa con due bambini. Lui è stato bravo a costruire questo rapporto fantastico con i miei figli e anche con me. Aveva un carattere molto particolare, si doveva fare sempre ciò che diceva lui. Io questo me ne sono resa conto nel tempo, non da subito, perché ero così ovattata da quest'amore, da questa cosa nuova. Però sì, lui era così. Poi ad ogni occasione lui, quando litigavamo, perché eravamo molto litigiosi come coppia, molto. Forse perché sempre ognuno dei due doveva avere l'ultima, non lo so. E lui mi diceva sempre: io me ne vado, come un ricatto. Perché davanti a quel io me ne vado, io iniziavo a piangere, a disperarmi: io non posso vivere senza di te, perché ho usato Quindi era sempre uno strumento che lui aveva ben compreso, era diciamo molto potente con te per farti tornare a una condizione di maggiore, diciamo, sudditanza psicologica nei suoi confronti. Quindi la sì. minaccia abbandonica è un altro elemento che torna molto spesso, cioè in una relazione sana si può anche avere un contrasto, per amor del cielo, però non è che l'altro immediatamente minaccia di Sì, abbandonare la io me ne vado, partner o il io me ne partner, vado. perché quello è un segnale che qualcosa non va, perché non dovrebbe essere il primo tipo di risposta che in una relazione viene fuori quando c'è un problema di crisi o comunque c'è un confronto magari un po' più Certo. aspro del solito. Già questo è un altro indicatore abbastanza Ed utile, era. diciamo, strategico per comprendere che la sua dinamica era quella: o fai
quello che dico io e sei come, ti, come voglio io, oppure io sì, chiaramente ti lascio sprofondare in una, diciamo, in una pozza di angoscia senza, senza ritorno, insomma. Sì, lui ha capito sin da subito quando io mi fossi legata a lui, quando io in amore so dare tanto, riesco a dare tanto. Lui questo credo che l'abbia subito capito e quindi ci ha giocato sempre su. In amore sai dare tanto o in amore dai persino fin troppo? E in questa relazione ho dato fin troppo, perché... Perché c'è una differenza, eh? Un conto è dare tanto ci sta, perché vuol dire in un contesto di reciprocità il fatto di essere una persona, insomma, che ha delle risorse affettive, che le mette a disposizione, per carità è una cosa molto bella, se c'è reciprocità e rispetto. Quando non c'è reciprocità e rispetto, quella diventa, questa, diciamo, questa grande disponibilità emotiva diventa un'emorragia di sofferenza. Allora, Perché la dall'altra seconda. parte c'è un contenitore bucato che non si riesce a riempire, quindi è un continuo prosciugare la partner sotto questo profilo. Allora, è la seconda che le ha detto, sì. Siamo stati insieme 10 anni, un rapporto altalenante, spesso di litigi, lui sempre insoddisfatto, che sto a fare qui, voi non siete la mia famiglia. Sempre queste cose per farmi sentire male. Giocava molto sul fattore economico, lui era più potente economicamente di me e questo molto spesso me l'ha fatto pesare, nonostante sapesse che mi facesse molto male. Però gli piaceva. Io sempre ad oggi penso che a lui piaceva farmi soffrire sin dall'inizio. Mettendo insieme tanti ricordi, tanti aspetti, tante cose, ad oggi posso dire questo. Siamo stati insieme 10 anni. A un certo punto, nel 2019, lui decide di andare a lavorare lontano da casa, a 2 ore da casa nostra. Casa mia, che poi la casa dove abitavamo è mia. Anche questo era un peso perenne. Questa è casa tua, casa tua, casa tua, casa tua. È chiaro, perché Nell'immagine. quello lì non era uno strumento di, diciamo, di potere nei tuoi confronti, perché la casa era la tua, quindi non poteva giocare su quel tipo di piano, no? Perché magari spaventarti ancora di più all'idea non solo di finire la relazione, ma trovarti anche senza un tetto sulla testa. Invece quello era un elemento che a lui chiaramente dava fastidio, perché lo indeboliva nel potere che aveva nei tuoi confronti il fatto che la casa fosse la tua e che da lì lui non potesse mandarti via. Ecco perché era così infastidito, Infatti, probabilmente. poi se n'è andato lui. Ha pensato bene di andare lui. Mi viene a casa, mi dice: mi trasferisco per 6 mesi per lavoro, lo faccio per un fattore economico. Poi, se i tuoi figli andranno all'università, io ti aiuterò. Non ti preoccupare, sono solo 6 mesi. Da quel momento, io ho capito che sarebbe andato tutto allo scatafascio, perché comunque in questi 10 anni noi siamo sempre stati insieme, abbiamo sempre dormito insieme, non ci siamo quasi mai distaccati. E quindi già questa sua scelta mi Ma sembrava questa sua assurda. scelta da cosa derivava? Cioè, secondo te era vero che c'era effettivamente un'esigenza di lavoro che imponeva questo No, tipo di spostamento? Era che lui, francamente, di voi non, insomma, ne aveva avuto lui se ne abbastanza voleva e aveva andare. utilizzato questa scusa per allontanarsi? Lui sì, per allontanarsi, perché non ce n'era nessun motivo per andare via da dove stava. Lavorava a 40 minuti da casa nostra, non c'erano motivazioni. Lui ha sempre negato questa cosa, mi ha sempre dato della pazza, mi ha sempre detto non è come dici tu. Invece io ne sono fermamente convinta che lui è andato via perché lui già non mi amava più, ma non sapeva come fare. Perché poi credo che questi manipolatori si riescano ad incartare anche da soli, almeno lui così ha fatto. Quindi decide di andare via, io la prendo a malincuore, non ho detto niente, ho detto fai come ti senti, perché 4-5 anni prima aveva avuto sempre una proposta di spostarsi con il lavoro da casa, sempre 2 o 3 ore distante. Ma lui da solo non ha accettato questo contratto lavorativo. Perché? Perché diceva che non voleva stare lontano da me, dai miei figli, nella nostra casa. Però me lo ha rinfacciato per tutti Diciamo però nella questi vostra situazione non ci sono, cioè figli vostri nel frattempo non erano arrivati, anni. No, giusto? io in tutto questo non ho mai voluto
appunto non mi sono mai sentita pronta a sposarmi e ad avere dei figli con lui, E questo però era un perché indicatore abbastanza interessante da cogliere, cioè sì, come mai con l'uomo che perché tu lui non mi pensavi trasmetteva fosse l'uomo della tua sicurezza. vita, invece questo progetto, diciamo, un po' più solido, no? Di Sì. famiglia non era scattato, secondo te? Lo so, io avevo, perché lui usava sempre questi termini, io me ne vado, io me ne vado, io non mi sentivo sicura e avevo paura di rimanere nuovamente da sola con altri figli. E quindi questa cosa Quindi mi una ha parte di te l'aveva colta questa sua forse problematica, questa sua modalità sì. manipolatoria che o fai tutto quello che dico io oppure io me ne vado. Cioè, questo aspetto ti aveva preoccupato nell'ottica anche insomma, di diventare madre con figli suoi, fondamentalmente, Sì, no? forse sì, però ero talmente che volevo stare con lui che le accantonavo questi pensieri, queste cose. Io non so come, bene come Ma lui funzionavano voleva le fare figli con te, cioè lui aveva questo tipo di progetto? i primi 2 o 3 anni, sì, me lo chiedeva, io gli dicevo non sono pronta, c'ho ancora i bambini piccoli, aspettiamo un po', ma poi ha mollato, non me l'ha mai più chiesto. Lui mi dà la colpa a me, mi dava la colpa a me, però. Comunque è andato via e di lì è iniziato il mio calvario perché se n'è andato, doveva stare 6 mesi, veniva ogni fine settimana, più passavano i mesi e più io mi rendevo conto che lui non era più lo stesso. Veniva qui e litigavamo per cavolate, per cose inutili. È come se lui veniva a forza. Io mi ricordo che tante volte tra me e me, quando lui arrivava, già c'era il primo litigio, non vedevo l'ora che arrivasse il lunedì mattina che se ne doveva andare, perché mi faceva stare male, mi accusava, mi diceva. Lui Litigavamo proprio. tornava da te esclusivamente per annientarti, cioè non c'era nessun altro tipo di Annientarmi, farsi connessione. lavare le camicie, ovviamente. Sì, per rompere le scatole, principalmente. Quindi di fatto ormai la storia, diciamo, dal punto di vista relazionale vero e proprio Sì, io insomma, mi era ridotta iniziava a all'uncino, prendere. si era svuotata di contenuti, insomma, era diventata una sorta di servizio di lavanderia a domicilio, Sì, fondamentalmente. un po' sì, un po' sì. Poi lo hanno avvicinato, ed è tornato a casa. È Lo hanno tornato. avvicinato, cosa vuol dire? Lo Cioè, dal hanno, scusi, punto di sì, vista lo hanno lavorativo, avvicinato la dal punto di vista lavorativo, lavorativamente. ok. Sì. Ed è tornato, quindi doveva tornare, poteva venire a vivere di nuovo qui. Non era proprio qui dove abitiamo noi, però E era te non è mai vicino. balenato il pensiero che ti tenesse comunque un po' aggrappata, perché se dovesse mai tornare indietro, quantomeno essere nuovamente spostato, quella poteva essere una soluzione più comoda, che quindi fosse questo il vero motivo per cui la storia non si era interrotta? Ancora no, ancora no. Fino a quel momento non l'avevo pensato perché dicevo, vabbè, forse sarà stata la distanza che ci faceva litigare, ci faceva vivere, insomma, male. Comunque lui torna e ricordo benissimo quel giorno che è tornato. Io l'ho guardato e ho detto, lui non è più lo stesso. Era diverso, era diverso, era un uomo diverso, non mi calcolava più di tanto. Fino a che un giorno io ho scoperto dei messaggi sul suo cellulare, dove lui scriveva con una donna che gli mancava, che si sarebbero visti da lì a poco, quindi di lì mi è crollato il mondo addosso. Tu fino a quel momento non avevi sospettato, nonostante lui fosse No, diventato più distante, più freddo, no, no, più anche se sgradevole avevo. anche nel modo di porsi con te, tu non sospettavi che ci fosse già qualcun altro all'orizzonte. No. No, anche se io non mi sono mai fidata di lui, mai, perché lui è un grande bugiardo. È l'uomo più bugiardo che io abbia, la persona più bugiarda che abbia mai Ma conosciuto. questo lo sapevi anche prima, però. Sì, nelle sciocchezze, nelle cose io mi accorgevo che dicevo un sacco E quando ti di accorgevi che mentiva anche sulle sciocchezze, su questioni proprio di poco conto, tu come reagivi? Ti parolacce. confrontavi con lui o facevi Mi arrabbiavo e lui mi dava contro. Ovviamente, lui mi dava contro, mi diceva che mi inventavo io le cose, anche quando lo mettevi davanti ai fatti, mi ha sempre dato contro. Comunque, da quel giorno che ho scoperto questi messaggi, ovviamente lui è tornato a casa, io gli ho chiesto chi era, chi non era, è una collega, non è una collega, quello, quell'altro, ci siamo solo
dice, confidati, non c'è stato niente, ma io ero impazzita, non ci potevo credere, lui poi se n'è andato. E per circa un anno e mezzo è stato un via vai. Lui andava, tornava a casa, stava 2 giorni, poi spariva per 15 giorni. Ti amo, ma non ti amo, ma non posso stare con te. È stato il calvario più brutto della mia vita. In tutto questo io ho perso tanti chili, pesavo 39 chili. Cioè, sei arrivata proprio a stare malissimo, quindi, considerando che Sì. sei anche la madre di due bambini che comunque all'epoca erano anche molto piccoli, eri veramente Ne devastata. avevano una 16 anni e l'altro 18, erano diventati grandi. E questa è la cosa che più mi fa male, aver tolto un anno ai miei figli. Io non calcolavo più niente e nessuno. Io vivevo cioè, stavo sulla terra ma non c'ero. Non c'ero, venivo bombardata dai suoi messaggi, ti amo ma non ti amo, torno, non Ecco, torno. questa condizione di completa ambivalenza, no? Questa oscillazione continua, folle, distruttiva tra stati completamente incongruenti, cioè se una persona ti ama, però cioè, Certo. capisci, non ha alcun senso, ci sto, non ci sto, questa persona dentro questa relazione non voleva rimanerci, ma non voleva No, neanche perdere il potere che aveva su di te, quindi questa modalità di tenere le persone nella relazione dando messaggi profondamente discordanti e ambivalenti, un altro aspetto fortemente caratterizzante è il modo in cui funzionano i narcisisti maligni manipolatori. Quello che è successo a te è proprio quella condizione di profonda angoscia che gli deriva dal fatto di non avere più un punto di riferimento e non capire più come gestire la relazione, mandando così in confusione la persona che arriva a dubitare di sé. È una forma estrema di gaslighting questa, ok? cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente ti ha portato a non comprendere più a che punto era la vostra relazione, dove eri tu in quella relazione, Ah, e questo ti ha sì. portato a dubitare di te, della tua percezione Esatto. della realtà, dei tuoi ricordi, dei tuoi vissuti, di tutta una Esatto. serie di aspetti profondi tuoi, al punto da destabilizzarti e trasformarti sostanzialmente in una specie di zombie, perché una donna Sì. come, insomma, della tua età, con la tua fisicità, che pesa 39 kg, era praticamente un mucchietto Sì. d'ossa, quindi ti ha devastato prosciugandoti sotto ogni punto di vista, insomma. Sì, esattamente quello, così mi sentivo io, così, esattamente così. E lo ha fatto per 4 anni. Io non so, dottoressa, se a volte dico gliel'ho permesso io. Ma non è che gliel'hai permesso te, questo tipo di persone, è bene chiarirlo anche per chi ci ascolta, non è che è colpa della vittima se arrivano a demolirla fino a questo punto, ma semplicemente è l'opera progressiva di questa manipolazione in cui loro purtroppo sono molto efficaci, anche senza avere particolari risorse cognitive o intellettuali, sono abili nel capire qual è il punto debole del loro interlocutore e come sfruttarlo fino alla fine. Quindi non è colpa tua, non è mai colpa delle vittime, semplicemente la vittima ha un modo sano di rapportarsi e pensa che dall'altra parte riceverà lo stesso tipo di trattamento, cosa che con i manipolatori invece è un presupposto pericolosissimo perché dall'altra parte non c'è qualcuno che può ricambiare, ma c'è qualcuno che prende, 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 più una persona dà e magari le persone particolarmente empatiche, magari con un'autostima non solidissima, che pensano che per poter essere amati devono essere ultra disponibili, sempre pronti ad assecondare ogni tipo di richiesta, quindi hanno i cosiddetti tratti dipendenti di personalità, quel tipo di situazione tende a esasperare ancora di più questo meccanismo. Quindi più tu dai e più questa persona svaluta quello che riceve da te. Ecco, Ok? È questo che sì. poi porta la persona, diciamo, la vittima a distruggersi e a vivere veramente, a sprofondare in un mare d'angoscia. Perché? Perché per quanto faccia, quello che il buono che c'è, diciamo, che viene dato al manipolatore non viene mai riconosciuto come tale. Anzi, tanto Vero. più una persona si rende disponibile e accetta comunque tutta una serie di trattamenti assolutamente irrispettosi, svalutanti, umilianti, tanto più l'altro non legge questa cosa dicendo: "Ah, oh, guarda quanto mi ama, quanto è disposta a fare per me". No, non legge le cose in questa No, prospettiva, le legge: no. guarda questa cretina quanto è disposta a farsi umiliare. Per questo che nell'ottica del manipolatore, tanto più uno fa, tanto più viene svalutato. Ah, Dici? Questo è il problema. sì. Quindi tanto più tu ti distruggevi per lui anche fisicamente, quindi proprio ti consumavi anche fisicamente, tanto più lui aveva un segno tangibile del potere che aveva su di te.
e tanto più ti torturava. Sì, è andata proprio così. Io mi sono distrutta. Io non ero uno zombie, sì, uno zombie. E lui, quando mi vedeva, perché poi tornava, veniva, stava 10 giorni, poi se ne andava, spariva per 15 giorni, spariva fisicamente, perché lui mi ha martoriata tra messaggi e chiamate. È stato qualcosa di 4 anni di messaggi e di chiamate, messaggi d'amore e poi anche messaggi distruttivi. Perché poi alla fine la colpa era la mia, che lui mi aveva tradito, che lui perché con me non si poteva parlare e quindi lui ha trovato una donna con cui parlare, quindi la colpa era tutta colpa mia, tutta. Mi sono distrutta, non mangiavo, non dormivo, andavo solo a lavorare perché dovevo andarci per forza, non mi occupavo più dei miei figli, non cucinavo, a malapena andavo a fare la spesa giusto per tenere qualcosa in casa. E in tutto questo, per fortuna, ho sempre avuto tante persone intorno a me che mi vogliono bene. E questa probabilmente è stata Sì. l'unica risorsa che davvero ti ha salvato da fare una fine terribile, Sì. perché nel tuo caso, Sì. insomma, da come mi hai scritto anche la storia, un po' si intravedevano anche brutti pensieri, insomma, che tu avevi Sì, cominciato a fare. ricordo, sì, nell'estate del 2021-20. Non ho mangiato per 8 giorni, non ho mangiato e non ho bevuto. Però quello era sostanzialmente un po' un tentativo di suicidio da parte tua, penso che adesso lo puoi Guardi, riconoscere. io non lo so, so solo che non avevo fame, non avevo sete, l'ansia mi Sì, stava ma perché divorando. l'aspetto depressivo aveva Sì. totalmente annientato ogni altro tipo di Sì. bisogno, quindi eri talmente assorbita nella sofferenza che questa situazione ti generava, che il tuo Sì. Sì. organismo e la tua mente ha spento tutti gli altri bisogni, ma questo ti avrebbe portato a morire se perdurava ancora qualche giorno questa Sì, condizione. infatti ricordo che tra me e me dicevo, vabbè, magari non mangio, non ho fame, non ho sete, magari muoio e faccio Però tutto il quello. magari muoio, magari non era, cioè il magari non era una condizione così lontana dall'essere provocata, No. cioè era una condizione talmente di sofferenza e di angoscia, il Sì. dolore psichico che genera questo tipo di personalità a Quel volte periodo diventa così intollerabile che la persona può arrivare a di... Sì. tentare il suicidio o pianificare il suicidio perché viene visto come l'unico modo per spegnere quel Sì. dolore incessante che continua a divorarti la mente. Perché ragazzi, il dolore fisico si gestisce. Ma il dolore psichico è qualcosa di Vero. veramente terribile. Se qualcuno di voi ha mai avuto un attacco di panico importante, si rende conto di quanto sia difficile gestire quel tipo di dolore. Non è un Sì, è caso che i vero. soggetti che sono, insomma, fondamentalmente propensi a procurarsi delle lesioni, cosiddetti autolesionisti, facciano quel tipo, ricorrano a quel tipo, diciamo, di stratagemma perché il dolore fisico derivante dal tagliarsi, dal bruciarsi, insomma, da praticarsi comunque delle lesioni in maniera volontaria è l'unico modo per spegnere o quantomeno per arginare il dolore psichico. Spesso loro Sì. ti raccontano: guardi, io mi taglio, mi faccio male perché? Perché è l'unico modo per sentire sollievo da una condizione di dolore psichico che per me è ancora più intollerabile. Quindi l'autolesionismo arriva da questo, e in questa tua vicenda, il fatto di non aver più mangiato né bevuto per 8 giorni. Sì, 7-8 Magari non giorni. era pienamente consapevole da parte tua, ma di fatto stava avvenendo un tentativo di suicidio. Sì, ero disperata, quello era il periodo dove ero più disperata, disperata veramente. Senti, lui da Quando... quando tu insomma ti disperavi così e stavi così male, lui come gestiva questa situazione? Che tipo di messaggi ti arrivavano da lui? Niente, perché non mangi, ma perché ti riduci così, ma perché fai così? Quindi Questa era... lui non riconosceva minimamente la sofferenza che ti generava. O No, no, ma io credo ancora meglio, tutto. faceva finta di non riconoscere quella sofferenza. In realtà, in quella condizione tu eri totalmente dominata da lui. Quindi, da Non quel lo punto so, di vista, per lui era un vantaggio. dottoressa, non lo so se a distanza di 4 anni lui abbia capito, loro, queste persone così, capiscono veramente ciò che hanno fatto. Secondo me no, lui non ha ancora capito quello che mi Senti, ha come fatto. arrivate? Guarda, è improbabile, cioè loro capiscono perfettamente di essere in grado di far star male le persone. Eh? La misura Ah, del lo loro potere capiscono. passa da lì, cioè quanto riesco a farti stare male, quanto riesco a
portarti a fare o a dire cose che sono contrarie a ciò che sei realmente. Sì. Questo è il modo in cui loro, come una specie di termometro, misurano il potere che hanno nei confronti della vittima. Quindi ah, ecco. Che okay. Tu stessi male, lui questa cosa non solo la leggeva e la interpretava, ma la riteneva un segnale del suo potere su di te. Sì. Capito? Quindi molti mi chiedono, ma queste persone sono consapevoli del male che fanno? Ragazzi, sì. Sì, assolutamente. Però ai nostri occhi non sembra. Ai vostri occhi non sembra perché voi avete ancora il presupposto che copre un po', no? Che fa da filtro e distorce la realtà perché la vittima è convinta che non è possibile che il manipolatore voglia il suo male. Ed è portata a pensare di essere lei quella sbagliata, quella che commette errori, quella che non riesce ad essere all'altezza delle aspettative del manipolatore. In realtà nessuno può essere all'altezza di quelle aspettative, perché l'obiettivo del manipolatore è distruggere chi ha di fianco, nutrirsene finché c'è ancora un briciolo di energia vitale e poi liberarsene. Non c'è modo di soddisfare quel tipo di bisogno. Il manipolatore si nutre dell'energia vitale della propria vittima. È come un vampiro, voi potete dargli tutto il sangue che volete, ma non smetterà di nutrirsi, quindi il vostro sangue non basterà. E anche sacrificare la vostra vita non servirà a nulla, perché una volta finita la vostra esperienza con loro, passeranno a qualcun altro. È un modo di funzionare cronico. Non sanno stare in relazione in maniera diversa da questa. Quindi chi è ancora convinto che l'amore più infinito e assoluto possa salvare questo tipo di persone è un povero illuso, una povera illusa. Non funziona così. Non c'è modo di salvarli, anche perché dal loro punto di vista non c'è niente da salvare. Cioè loro si ritengono assolutamente perfetti e a sbagliare sono sempre gli altri. Quindi c'è poco da salvare qui. Salvate voi stessi, come dico spesso. Andate. Sì. È vero. Sì. In questi 4 anni, i primi anni di forti litigi, quando ci vedevamo ci siamo anche, lui mi spingeva, avevo delle macchie nere, una volta sono caduta, mi ha dato dei calci, lui era arrabbiato con me, lui a volte mi trasmetteva tutto l'odio che aveva. Sono successe purtroppo anche queste cose, avevo macchie nere, spintoni, togliti di qua, cose bruttissime. Comunque lui non è... Alla fine cosa succede? Quindi arrivi a pesare 39 kg, lui sostanzialmente di questa tua sofferenza fa abbondantemente finta di non coglierla, e poi lì da che succede a quel punto? Lui praticamente mi aveva detto che non si vedeva più, non si sentiva più, però in questo tempo faceva avanti e sotto e sopra, perché secondo me lui non ha mai lasciato questa casa nel luogo dove stava prima, perché poi era il luogo dove questa donna viveva, questo paese. Lui mi diceva che aveva lasciato casa, ma io non ci ho mai creduto. Una volta l'ho anche inseguito, lui mi ha visto, ha cambiato strada, Vabbè. Ho fatto cose che non... Che mai avresti immaginato di fare? No, perché non è nel mio genere. Allora, quello è l'aspetto legato all'astinenza, cioè quando hai cominciato a pensare che quel legame sarebbe prima o poi terminato, comunque che rischiava di terminare, a quel punto è subentrata questa parte di astinenza, un po' come il tossico quando teme che in qualche modo lo spacciatore cambi zona o cambi biti, no? E a quel punto hai cominciato a mettere in campo delle condotte che non ti appartengono. No, E questa, è la, questa però è la misura di quanto fosse grave la dipendenza che avevi da lui. Sì, era veramente una forte dipendenza. Comunque lui non è più tornato a casa, io poi l'ho cacciato definitivamente, le ho messo tutta la sua roba fuori, giù in garage. Lui ha fatto una cosa per me scioccante, che poi una psicologa, perché ho fatto alcune sedute da una dottoressa, mi ha detto che quello è un forte segnale di quando uno deve chiudere completamente col passato. Lui è venuto a casa, ha avuto la prontezza di lasciarmi tutti i regali, tutti gli oggetti che gli sono stati fatti negli anni dalla mia famiglia, da mia mamma, da mio padre, da i miei figli erano piccoli, quindi regalini, disegnini, da mio fratello, i miei, io non lo so come ha fatto. Cioè lui c'era una marea di roba, perché 10 anni, 8 anni in una casa. Cioè lui voleva tutto quello che gli avevate dato voi.
Non li voleva, me li ha lasciati a me. Cioè, niente, li ha proprio cancellati. Cioè, Sì. tutto quello che è arrivato da voi l'ha completamente annientato. Non Sì, mi ha esisteva più. lasciato tutto. Sì, l'ha lasciato tutto qua, tutto, tutto ciò che gli Ma era quello è stato chiaramente un dato. atteggiamento aggressivo per svalutarvi. Che cosa lascio indietro? Quello che non conta niente. Quindi voi non contate niente. Quindi quello che mi avete dato non conta niente. Ed è riuscito a ricordarsi per filo e per segno tutto quello che aveva ricevuto da voi. Perché chiaramente questo era il Tutto, tutto. messaggio, quello che ricevo da voi è spazzatura e quindi te la lascio a te. Non so come ha fatto, ma ha fatto questo. Comunque lui non mi ha mai lasciata, telefonicamente non mi ha mai lasciata, mai. Io ho sempre creduto, mi diceva che ha iniziato a dire tornerò, tornerò perché io amo te, mi faccio trasferire. Ci siamo visti, l'ho rivisti, io credevo di amarlo, gli dicevo ti amo, quando torni, e lui mi diceva sempre presto, mi farò Come si trasferire. arriva alla fine di questa storia? Cos'è che ha decretato proprio la cessazione dei contatti tra voi? Allora, alla fine è stato poco tempo fa. Lui continuava a dirmi che sarebbe tornato, mi ha sempre tenuta appesa solo al telefono. Continuava a dirmi che sarebbe tornato, si sarebbe trasferito e io a un certo punto, lui però mi ha detto che conviveva con un'altra donna, che l'anno prossimo si deve sposare con Ah, questa donna. pure. Sì, però ama me, doveva tornare da me. E dovevamo stare insieme. E Io come questo è non un altro volevo. aspetto centrale, scusami Carla se ne approfitto, anche questa modalità, no? Cioè lui non ama nessuno, né te, né l'altra, No, né quella dopo, né quella prima, né quella durante, no, no. ok? Cioè non c'è, è un problema di io non posso perdere il controllo su quelli da cui posso nutrirmi ancora, ok? Quindi far credere a te che ancora amava te nonostante uno stia per sposare un'altra donna, capisci che è un messaggio completamente farneticante, cioè se ti ami me, perché ti stai sposando con un'altra donna quando non ci sono particolari Oggi esigenze? È lo chiaro che è una capisco. menzogna, quindi attenzione ragazzi, perché molto spesso questo no, ma io voglio, sto con lei o sto con lui, ma in realtà amo te, sono proprio delle modalità manipolatorie per far credere che l'altra è ancora importante nella mente di questo tipo di soggetti, cosa che assolutamente non è. Per cui fate molta, molta attenzione, ok? Molta, molta attenzione sotto questo aspetto, perché, ripeto, da questo tipo di persone dovete scappare a gambe levate il prima possibile. Loro non smetteranno di cercarvi, potrà passare anche del tempo, ma prima o poi ribusseranno alla porta della vostra mente, banalmente con un messaggio per il compleanno, per Natale, ciao, come va? I manipolatori affettivi di tipo narcisistico non mollano una preda quando sanno effettivamente che quella può sempre tornare buona prima o poi. Ecco perché ti dico attenzione, perché questi sono messaggi veramente pericolosi, perché spesso la vittima si convince che in realtà lui sia cambiato, che finalmente abbia capito quanto era importante l'amore per lei, no? Non è così. Queste sono minchiate, scusate il termine tecnico, ok? Fate molta attenzione. In tutto questo io ho conosciuto un altro uomo in questo tempo, negli ultimi 2 anni, un uomo che ho frequentato, ma c'era sempre lui di mezzo e quindi io credevo di non amarlo, non ho mai dato tutta me stessa, l'ho allontanato 3 o 4 volte in 2 anni perché dicevo, perché c'era sempre lui che arrivava e che mi scriveva ti amo, mi destabilizzava e quindi non sono riuscita a creare nulla con Sì, ma questo l'obiettivo era uomo. proprio questo, continuare a Sì, ingombrare la tua mente per evitare di poter lasciare spazio perché qualche altra relazione attecchisse, ok? ed è Questo per era questo. l'obiettivo, cioè io non me, cioè questo tipo di soggetti non se ne va mai via definitivamente, rimane sempre un po' appiccicato, no? Rimane sempre un po' lì a prendere quando può. Aveva compreso che tu eri ancora fragile sotto questo profilo e quindi ha continuato a rosicchiare nella tua mente tutto lo spazio che purtroppo gli hai lasciato. Ecco perché la relazione nuova non decollava, perché di fatto lui non te lo permetteva. Sì, io è proprio per questo che volevo raccontare la mia storia, perché non sono riuscita a crearmi una vita mia Ascolta, non con sei un uomo. ancora, attenzione Carla, non sei ancora, ci riuscirai sicuramente, sei sulla buona No. strada. L'importante è che ti sgombri la tua mente dalla Sì. nostalgia per questo legame che non è mai No. esistito, Carla, perché lo nutrivi solo tu hai Sì. solo e sempre dato.
tutto, anche di più di quello che avevi da dare, e dall'altra parte c'è chi ha solo preso. Adesso tu sei ancora in una fase molto, diciamo, vulnerabile, perché è da poco che è finita la situazione, stai ancora sperimentando la cosiddetta astinenza di cui spesso parliamo, no? Anche in tante altre storie, questo momento torna. Attenzione, diciamo attenzione, questa volta mi sento diversa anche perché ho capito quanto io amassi l'uomo che ho frequentato in 2 anni. Mi è venuto a mente tutto chiaro quando lui, la storia con lui è finita, perché io alla fine gli ho detto: chiamo la tua compagna e gli dico tutta la verità. Io ho chiamato la sua compagna, la compagna mi ha detto che si sarebbero sposati da lì a poco, mi ha detto che stanno insieme da 4 anni, mi ha detto che ha conosciuto lui come uomo libero, non come uomo impegnato. Vabbè, ma la storia di Impagnatiello di Giulia Tramontano penso che non, insomma, ti torni abbastanza chiara in mente. Siamo lì, loro sono sempre liberi. Quando c'è da prendere una nuova preda, si propongono nella maniera migliore possibile. No? Sì, sì, sì. E se poco poco c'è qualcun'altra nella sua vita che magari insiste, ogni tanto si fa sentire, dall'altra parte cominciano a raccontare storie totalmente inventate, sì, cercando di giustificare l'ingiustificabile. È sempre così, è un marchio di fabbrica dei manipolatori questo tipo di modalità di funzionamento. Lui ti stava ingannando da anni, ma non ti lasciava andare perché ogni tanto tornavi utile anche tu, e quindi ti teneva comunque appiccicata. Da anni, perché questa donna ha detto che lui l'ha conosciuto ed era poi effettivamente la donna con cui lui mi ha tradito. Cioè lui mi ha cercato. Guarda Carla, che verosimilmente c'è questa e probabilmente ce n'è anche qualcun'altra. Cioè questo mi sembra uno parecchio, diciamo, in pole position. Questa donna con cui lui sta e si deve sposare è la donna con cui lui mi ha tradito. Sì, ho capito, cioè, ma questa qui non è che avrà una durata eterna. Probabilmente, visti gli anni trascorsi, lui già si sta rivolgendo lo sguardo altrove. Cioè fammi essere chiara, uno così è un seriale. Il tradimento è un elemento naturale nel suo funzionamento, sì. Prende ogni volta che ne ha l'occasione, quindi anche questa donna probabilmente c'ha più corna che capelli, capisci? Comunque mi sono bastate queste delle risposte date da questa donna, gli ho chiesto se lei sapesse che lui era impegnato nel 2019 e lei mi ha detto di no. Ma certo, e ma poi non poteva saperlo perché lui non gliel'ha mai detto. Il periodo in cui vi siete staccati perché lui è andato a vivere altrove non era dettato dal lavoro, probabilmente lui ha fatto in modo di giustificarlo con quel tipo di esigenza, ma in realtà aveva già un'altra storia, gli serviva più tempo per viversela. Sì, e quindi niente, lui poi mi ha minacciato di venirmi ad ammazzare. Pure? Ha detto sì. Non gli era bastato il male che ti aveva fatto? Bisognava. No, perché io ho chiamato la sua compagna, ero disperata, io non ce la facevo più, mi prendeva. Il problema era che l'avevi mascherato davanti agli occhi di quella che lui in quel momento stava ancora utilizzando, stava ancora manipolando. Sì. Mi ha chiamato, mi ha detto adesso vengo ad ammazzarti. E io l'ho detto, vabbè, questo è fuori di sé, poi mi ha richiamato, me l'ha ripetuto, io ho detto, vabbè, io vado a dormire, sono stanca, non venire. Lui mi fa, non mi servi da sveglia, va bene anche da mentre dormi, devo ammazzarti e poi devo ammazzare me. Cosa che fortunatamente non ha fatto. Cosa ha fatto poi, si è sposato con questa signora? No, non lo so, dovrebbero sposarsi l'anno prossimo. E niente, io di lì, da quelle parole, da questi gesti, mi fa schifo. Adesso mi fa schifo. Bene, mantieni ferma questa condizione, mantieni fermo questo vissuto che ti aiuterà a proteggerti e a ripartire. Sì. E soprattutto continua il percorso di tipo psicoterapico perché sei arrivata un po' troppo vicino al limite più pericoloso. Mi fa schifo anche perché oggi ho capito quanto io amassi l'altro uomo. Che non esiste però. Come? L'altro uomo che era lui all'inizio o l'altro uomo quello che hai conosciuto? No, l'altro uomo che ho conosciuto in questi No, perché l'altro uomo, cioè la versione di sé che ti ha propinato, non esiste. Ormai penso che ce l'abbia chiaro anche tu. No, quest'uomo che io ho conosciuto in 2 anni, che ho allontanato io, per colpa sua, perché c'era Colpa sua in parte, nel senso che in quel momento secondo me non eri ancora pronta per ripartire con una relazione nuova. Datti un po' di tempo, Carla, dammi retta, datti un po' di tempo, ricostruisci dalle macerie che hai all'interno.
e ritrova quell'energia, quella voglia di, diciamo, di costruire un legame, altrimenti il rischio qual è? Che anziché un nuovo legame sano, tu costruisca un legame probabilmente non così solido e non così bilanciato, non così simmetrico. Datti un po' di tempo. Però aver capito adesso quanto fosse importante quell'uomo per me e quando davvero lui ci teneva a me, mi fa tanto male, perché comunque adesso lui non mi crede più, non, cioè, sta Per quello che ti vivendo. dico, datevi tempo, sia tu che lui, cioè c'è bisogno di, quando passa nella vita di qualcuno un manipolatore di questa portata, come è successo a te, crea rovine ovunque, ok? Quindi per poter riprendersi una propria vita, la qualità della propria vita anche nelle relazioni, ci vuole un po' di tempo, non avere fretta, perché il rischio è che tu ti avvicini troppo in questo momento a una persona senza avere ancora ripristinato un tuo centro di equilibrio. Sei una madre, ci sono anche delle responsabilità Sì, importanti a cui devi fare fronte, ma ok? la cosa da donna che mi fa male è che io mi sono lasciata perdere questa occasione bella della mia vita perché è un uomo Ascolta Carla, importante, le occasioni ne arriveranno bello. delle altre. Come diceva mia nonna, i treni nella vita ne arrivano quanti ne vuoi. L'importante è rendersi conto di stare alla stazione. Ecco, forse il problema è un Mi fa po'. male, mi fa male averlo capi non averlo capito per colpa sua e questo è il messaggio che io voglio mandare. Loro vanno Ok, però avanti, Carla, invece la ripeto, nostra questa vita si persona era ferma. una delle tante persone con cui potrai costruire, ma in questo momento è più importante che tu costruisci dentro di te più che fuori di te. Ok? Il rischio è questo, che vai a sostituire una dipendenza con un'altra dipendenza. È troppo presto per avere una storia sana, sei troppo depauperata, sei stata troppo, diciamo, manipolata, hai bisogno di ricostruire prima di investire davvero in un'altra relazione. Questo è un consiglio che mi permetto di darti perché si percepisce che c'è ancora tanta sofferenza, ok? Però ho anche capito quanto lo amassi. Questo l'ho capito. L'ho Vabbè, capito perché. magari in futuro avrete un'altra occasione. Sì, lo spero tanto perché era davvero l'uomo che mi avrebbe resa felice, tutt'altro genere di uomo. E mi fa male sapere che la sua vita è andata avanti. La Ma mia devi sì, andare avanti anche la magari. tua, però, adesso, Sì, ok? adesso la mia deve andare avanti assolutamente, con o senza questo uomo che io adesso so di amare. Allora, Sì, sai di ancora. amare, pensi di amare, possono essere situazioni abbastanza dinamiche. L'importante adesso è cominciare ad amare te. Sì, amo me stessa, oggi amo me stessa. Amo me stessa perché lui non c'è più nella mia vita, non lo farò entrare mai più. Ecco, Perché questo è importante. dopo le minacce che mi sono state fatte e quello che ho saputo da quella donna, mi fa schifo, mi fa schifo. Gli ho anche detto che lo andrò a denunciare la prossima volta che lui mi chiama o si avvicina. Vabbè, non si è mai avvicinato perché tanto lui mi ha tenuta legata per 4 anni a un telefono, è venuto qui da me forse 5 volte, non Però di devi più. creare un confine che non possa essere varcato tra te e lui, anche di natura psicologica, perché questa Sì, persona è ancora in grado di farti stare male, si capisce perfettamente. si capisce. Ok? Sì. Ti Io però mi sento forte questa volta, mi sento senti più più forte degli forte, altri. ma c'è un po' della strada da fare. È ancora una persona che comunque fa parte della tua vita, perché ogni giorno una buona parte dei tuoi pensieri sono rivolti a quello che ti è accaduto, a quello che è successo, quello che ti ha fatto, vuol dire che ancora un bel po' di spazio nella tua Però. mente è occupato da questa persona. Devi cominciare a fare spazio, devi sgombrare sta roba, ok? Sì, diciamo che in parte lo faccio perché la maggior parte del mio tempo nella mia mente c'è quest'altro uomo che mi piacerebbe tanto avere a fianco nella mia vita. E quindi il mio pensiero si è spostato più su di lui Sì, però adesso. Carla, va bene questa cosa, però tu non sei una bambina, cioè puoi anche andare avanti senza necessariamente avere un uomo a fianco. Forse io in questa fase della tua vita cercherei di lavorare più nel creare una piena autonomia tua. Dopodiché è più facile entrare in relazioni sane quando sei autonomo e puoi scegliere liberamente. In questo momento tu sei ancora in un momento di grande bisogno, il rischio è di creare una relazione anche stavolta sbilanciata. Per quello che ti dico, con calma, dammi retta, con calma. Bisogna darsi un po' di tempo, non è facile uscire davvero da questo tipo di storie. E il rischio è che se ne inizi un'altra in queste condizioni vada a scatafascio anche l'altra, capito qual è il No, problema? no, 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 no. Però mi sento forte, mi sento più forte delle altre volte
E vorrei raccontare questa storia a tante donne che Bene. purtroppo sono vittime di questi uomini. Adesso Loro Carla, vanno lo stai avanti. facendo, questo video, come tutti gli altri di questa rubrica, andrà online, insomma, a brevissimo, quindi avrai la possibilità di raccontare la tua storia a tantissime donne. Sono certa che sarà utile a tantissime donne, quindi di questo naturalmente ti ringrazio perché la tua testimonianza è preziosa. Invito Grazie chi a voi. chiaramente volesse raccontare questo tipo di esperienza nella rubrica, quindi un'intervista con me, che poi è destinata chiaramente ai miei canali, sia su YouTube che su Facebook, Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, a contattare. La mail dello studio è studio@robertabruzzone.com. E con questo tipo di situazione, chiaramente con il miglior augurio per Carla di continuare la sua vita e di costruire effettivamente in maniera solida sia la sua autonomia, ma soprattutto la sua, diciamo, soddisfazione relazionale. Insomma, ti lasciamo con questo augurio. Sono certa che ci riuscirai perché sei una ragazza molto in gamba e molto determinata. Sì, ne Con sono questo, certa, ne sono assolutamente, certa. Questa anche io. volta sì. Quindi ti La saluto, Carla, ti ringrazio ringrazio. per la tua testimonianza e saluto tutti gli amici che si sono collegati con noi e do appuntamento al prossimo contributo. A presto. La ringrazio, salve.